Ciao a tutti, allora volevo fare un piccolissimo video di prodotti preferiti del periodo. Come sapete non mi sto truccando tantissimo, ma sfido chiunque a farlo. Quindi saranno soltanto dei prodotti beauty per la skincare o per i capelli, perché non i miei. Scherzo. Perché ragazzi fa troppo caldo. Io con tutta la buona volontà mi piacerebbe truccarmi la mattina, ne avrei anche il tempo perché la ludoteca delle bambine apre alle 9. Sembro gobba, e invece no, è lo scollo della maglia, ecco. Però non, cioè, non, inizio a grondare sudore da dopo la doccia della mattina, e poi è tutto un continuo. Oggi è stato terribile, oggi è stato veramente terribile. Comunque, vi volevo parlare di questi quattro prodotti. Passiamo prima di tutto agli shampoo. Tra parentesi, è quasi finito, penso che ce ne sia così. L'abbiamo usato tanto, ma perché ci siamo lavati i capelli spesso. Da quando abbiamo la piscinetta, le bambine rifiutano assolutamente di mettersi la cuffietta e naturalmente si schizzano all'inverosimile. L'ho usato più sulle bambine, ma rispetto a quanto lo possa usare su di me, perché preferisco sempre prendere un prodotto antiforfora, anche se con questo caldo posso tranquillamente usarlo perché la dermatite con il caldo e il sole soprattutto si abbatte di parecchio, almeno nel mio caso. Ed è dell'ultra dolce lo shampoo nutriente, latte di cocco e macadamia. Questo non ha né parabeni e né siliconi, quindi mi ha fatto molto piacere utilizzarlo per le bambine. Non profuma però secondo me di cocco, nel senso che mi ricorda un altro shampoo della Ultra Dolce, tipo quello all'avena, oppure sì, quello lilla, se non mi sbaglio. Non sa particolarmente di cocco, boh, non lo so. Adesso ne ho anche preso anche l'altro di quelli della nuova generazione, diciamo, di questi nuovi dell'Ultra Dolce, che è quello con l'aloe. E vedremo, però non so se quello è senza parabeni e siliconi. Ora, io non so, sì, è vero, io non necessito di utilizzare il balsamo con le bambine hanno comunque però dei capelli molto lisci, su di me non ce n'è proprio bisogno. Io non so l'inci, per chi ne sa più di me e vuole vedere, insomma, non lo so. Comunque, se anche l'ultra dolce, che ha un prezzo più che abbordabile, inizia a fare qualche prodotto un po' più così, anche se, ripeto, a me i siliconi piacciono, ora dico la bestemmia del secolo, nel senso che secondo me un po' di siliconi ci vogliono. Per le bambine, forse perché hanno un capello diverso, cioè non lo so, sono belli lo stesso, sono belli, non c'è proprio bisogno di, insomma, vabbè, comunque basta. Avendo finito il solare, mi sono ricordata che l'anno scorso avevo comprato un solare 30, ho finito il 50 della Vichy. Un solare 30 della Bionica e della Defense Sun. Questo qui l'avevo preso in Travel Size perché avevo preso sempre una confezione da 50 della Vichy, però avevo detto se mi finisce questa è una 30, magari prendo un po' di sole. Sì, vabbè, c'ho Ninetta, naturalmente ha piovuto 2 giorni su 7. Allora, questo è un latte fluido a protezione alta per pelli sensibili e intolleranti contro UVA, UVA, UVB, IR, non so cosa siano. Dalla consistenza leggera e non appiccicosa. Non so cosa siano gli IR, se qualcuno me lo sa dire. L'ho utilizzato nonostante abbia una scadenza di 12 mesi perché io non l'ho mai aperto e l'ho tenuto al buio in un cassetto. Lo uso sia sulle bambine che su di me, però su di me lo uso solo sulle braccia la mattina, perché credetemi, anche guidare
soprattutto per quanto riguarda sui dorsi delle mani, io ricordo che insomma di non avevo tutte queste macchioline e sinei prima, quindi adesso lo inizio a mettere anch'io di mattina, mentre poi su viso e collo ho la 50 della Lierac. Per quanto riguarda il mio problema di pelle, ho finito il docciaschiuma, ma ho ancora in ballo, ma per parecchio, perché sono 400 ml, la Proxera, che è un'emulsione corpo per pelle secca e xenotica. Allora, vi do qualche informazione. Senza nickel, senza conservanti e senza profumo, che è una cosa che a me non dispiace per niente. Io non so cosa questa sia questa xerosi cutanea severa anche persistente. Questa è la crema. Io la sto usando da un bel po'. È vero, si assorbe velocemente, non ce ne vuole molta, quindi durerà una vita, perché sarà un mesetto che la uso. No, un mesetto forse no, meno di un mese sì. Io faccio sempre così, ogni volta che compro un prodotto nuovo poi ho un casotto, perché ci metto sempre quei 3-4 giorni di rodaggio per capire la dose ideale, e io la utilizzo su tutto il corpo, soprattutto braccia e gambe. Soprattutto i miei polpacci sono secchissimi. Manco andassi in giro con le gambe al vento dalla mattina alla sera, boh, non ne ho idea. È una crema un po' costosa, perché l'ho pagata 24 euro, ma credo che per tutto il tempo che mi durerà il prezzo sarà ampiamente ammortizzato. E poi devo dire la verità che la secchezza cutanea me l'ha alleviata, e di molto, veramente di molto. In ultimo vi parlo di una crema che mi ha portato mia sorella l'ultima volta che ci siamo visti. Non è una crema, è un siero. Io lo uso come crema, perché anche comunque estate, quindi va bene così, anche ha una consistenza molto più, diciamo, leggera. È un siero concentrato collo e décolleté, ed è questo. Ha una confezione veramente di forma sensazionale. Io vi dico che è prodotto in Italia, ma non vi so dare la marca, perché c'è questa di, non, come si chiama? Vagheggi SPA, però non vi so dire. Ha l'applicatore a pompetta che è eccezionale, è un siero bianchiccio che si assorbe velocemente. Allora, io vi dico una cosa, mia sorella ha dato dei problemi, infatti lei dice: secondo me c'è un po' d'alcol dentro. No, nel senso che a me non sembra, almeno. Dice che è un siero ricco ad azione liftante, che previene e mimi, mimi, minimizza i segni del collo e delle macchie cutanee, distende la pelle, ne migliora l'elasticità e la morbidezza. È favoloso. Mi piace tantissimo, e vi dico una cosa, io lo uso anche per il viso senza nessun tipo di problema. Non lo metto soltanto sul collo e sul décolleté, no, perché preferisco usare questa. Ma per quanto riguarda il viso e il collo, fino a qui io lo sto veramente adorando. Lo metto solo la sera, naturalmente, perché sto usando la protezione solare durante il giorno. Quindi è una confezione bella, bella piena, perché sono 125 ml, quindi rispetto alle classiche confezioni da 50 ml, questa mi durerà una vita, anche perché è bello pieno, nonostante io lo stia utilizzando in continuazione. Mia sorella mi ha portato, non ricordo se è della stessa marca, anche il contorno occhi e labbra, anche per le rughe, queste nasolabiali, però non, per il momento non sento l'esigenza di, non riesco a mettere il contorno occhi, vi dico la verità. Cioè, meno cose ho in faccia, già il solare la mattina mi sta dando fastidio. Mi sta dando fastidio, anche perché l'avevo detto nei prodotti top e flop,
quello della Lirac, che per me è comunque un sì, anche se è più un ni, lo sento molto più pesante rispetto a quello della Vichy, che si assorbe completamente in maniera velocissima. Comunque, straordinario, mi è piaciuto tantissimo. Credo che tra tutti i prodotti di cui vi ho parlato, questo è il prodotto veramente, che è da giugno che lo uso. Da quando mia sorella me l'ha portato, all'inizio l'ho messo solo sul collo e décolleté, volevo vedere la reazione. Poi ricordo che una sera ho detto: ma mi piace talmente che si assorbe bene, che fa la pelle bella morbida, che ben idratato, proviamolo a mettere anche sul volto. Non ho avuto nessun tipo di problema, anzi, è molto idratante, molto liftante ed è veramente un ottimo siero. Credo quest'inverno, non so se mi basterà questo, ci vorrà anche una crema notte. Comunque, se insomma, sì, ci arriva questo, almeno all'autunno ci arriverà sicuramente. Quindi, questo è quanto. Quattro prodotti, ma quattro grandi soddisfazioni. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Se naturalmente avete domande, consigli, sono sempre bene accetti tra i commenti. È un po' che non lo dico, mettete sto cavolo di pollice in su. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!